Tanto, mi ha perso la testa in 5 minuti. E quando venivo in meno poi è stata molto dura, anche se ho visto una buona reazione da parte della squadra. Non siamo entrati con il piglio giusto, sapevamo la loro rabbia, perché è una squadra costruita per vincere il campionato, quindi non avendo fatto tanti risultati ci aspettavamo una partita del genere, messa anche a livello fisico. Noi siamo stati per 20 minuti non all'altezza. Poi stavamo uscendo piano piano e alla fine, poi secondo tempo con due espulsioni, la partita c'è stata poco da fare, anche se i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Abbiamo preso una traversa, avuto una palla Comotto, una Rabosic, insomma. Mi è piaciuto tantissimo la rabbia del secondo tempo, ecco. Mister, dopo il primo tempo in cui lo Spezia forse ha fatto meglio del Perugia, come mai nel secondo tempo, dopo un inizio buono del Perugia, ha avuto un'occasione in apertura di ripresa, c'è stato questi 5 minuti del follia? Non c'erano neanche forse nella partita la cifra per arrivare Ma infatti è stato proprio 5 minuti di follia. Penso che l'espulsione di Nico mi sembra un po' eccessiva. E poi non so se Taddei abbia detto qualcosa all'arbitro dalla panchina. all'Expo? No, comunque le spalle avevano Sì. detto sulla limitata. Ma non credo, mi sembra che abbia punito Nico per un calcetto per terra, mi sembra che il giocatore è a terra, mi sembra, anche se lui mi ha detto mister, io cercavo la palla. Non lo so, è da vedere, da rivedere. Però il fatto è che è successo, noi non dobbiamo mai perdere la testa. Anche perché le partite finiscono al 90esimo, quindi c'è sempre la possibilità di raddrizzarla. Ma noi non guardiamo la classifica. Ma ce l'aspettavamo così, sì. Quando non sei in giornata cerchi di limitare i danni. Invece noi ci siamo intestarditi ad attaccare, loro ripartivano molto bene e ci siamo complicati un po' la vita. Però la squadra è consapevole di non aver fatto una grande partita. Adesso ci rimettiamo al lavoro martedì perché affronteremo il Frosinone, che è un'altra bestia nera per noi. L'assetto iniziale dello Spezia in questa maniera un po' per la prima volta anche per noi rivoluzionata. Ma mi aspettavo più un 4-3 sinceramente, perché a 3 non ci ha mai giocato, però ho visto una squadra molto più equilibrata rispetto alle altre volte, quindi, anche perché ha sempre giocato col 4-4-2, col 4-2-3-1, insomma, sempre con questa difesa a 4. Comunque, noi non è che ci è cambiato tanto, anche perché ci alleniamo sempre con la Primavera, che gioca un 3-5-2 come noi, quindi il discorso è che loro avevano più fame di noi il primo tempo e si è visto in campo. Ma sì, alla fine è normale che è meritato, con due espulsioni, anche se abbiamo creato qualcosina, però credo che loro hanno fatto la partita che devono fare. Mister, forse per crescere un po' di rimpianti c'è il fatto che nel secondo tempo loro sono calati costantemente fisicamente nonostante giocassero contro un Ma lo sapevamo anche questo, perché abbiamo visto tante partite dove loro il secondo tempo sono scesi. Il discorso è che abbiamo perso la testa in 5 minuti, perché forse in 11 contro 11 sarebbe stato un altro risultato, anche perché io ho visto che in 9 abbiamo messo in difficoltà una squadra con 2 uomini in più loro. Quindi a parità di numerica forse volevamo stare qui a raccontare un'altra partita, però con i se e i ma non si va avanti, quindi il risultato penso che sia giusto. Andiamo avanti e prepariamo la prossima. Temi un po' che il fatto di essere la capolista possa influenzare il suo spogliatoio, insomma, con la serenità con cui avete iniziato il campionato, l'entusiasmo da neopromosso possa svanire, andando in una fase diversa. Ma no, noi viviamo la giornata, non stiamo mai guardando la classifica, non pensiamo alla vittoria del campionato, ma a costruire qualcosa di importante. Siamo arrivati anche un po' rimaneggiati, Nico non giocava da tanto tempo, abbiamo dovuto mettere per forza dentro, vista l'assenza di Valerio Vera. Insomma, avevamo delle staffette prestabilite perché molti non avevano 90 minuti sulle gambe. Giacomo Mazzi si è allenato poco, però ha stretto i denti, insomma. Ci può stare, una sconfitta che ci può stare, quindi dobbiamo solamente prendere tutto quello di buono che c'è stato e scartare quello che non è andato. Ma no, io credo che alla fine prepareremo bene questa partita, anche se ci saranno tanti assenti. Però penso che la mia squadra venderà cara la pelle, diciamo, perché poi in casa abbiamo il nostro pubblico che ci dà sempre una mano, quindi una grande mano. E valuteremo poi nel corso della settimana chi
chi potrà scendere in campo e chi no. Sì, da tanto tempo, vabbè, ma c'è sempre una prima volta. Abbiamo fatto un mini record, cercheremo di farne uno ancora più importante da oggi in poi. Va bene. Arrivederci. Grazie.